Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Paper Please. 21 dicembre 1982. Il serial killer di bambini fugge di prigione. Fuggito dalle Federazioni Unite, Simon Wentz sta tornando in patria? Non lo sapremo. Se torna in patria noi lo rifiuteremo, perché noi non siamo contro i bambini, noi siamo pro. Ah, ciao, tipo, cosa vuoi? Ispettore, mi dica. È passato tanto tempo, lo so. Posso mi toglierlo? Oggi leggi il bollettino attentamente, va bene? Noi parliamo con molti lavoratori. Tua indagine inizia presto. Seguirò personalmente. Cos'è che devo fare? Cosa? Io non so. Niente paura. Ok, mi stavo già impanicando. Meno male che mi hai calmato. Tu lavora sodo. Va bene, come faccio sempre d'altronde, no? Arzosca, Ministero dell'Accoglienza e Bollettino Ufficiale. Avviso. È scritto pure in caps. Tutti i dipendenti governativi saranno soggetti a indagine informativa. Il coinvolgimento in gruppi non autorizzati porterà all'arresto immediato. Ah. Quindi Ezic, ma io manderlo a cagare, va bene. Data dell'indagine 24 dicembre. Ok. Non allontanarsi dalla regione di designazione. Proseguire la confisca dei passaporti dei connazionali rientranti. Quindi io non devo farmi coinvolgere da Ezic, va bene, va bene. Salve signore. Allora, un connazionale, quindi gli devo ritirare il coso. Vediamo la mappa della regione. Arzosca. Allora, c'è il suo discreto. Ok, va bene. Allora, vediamo, 76 kg è giusto, 1,82, è nato l'8-10-1945, corretto, 14-4-84, maschio, il codice è lo stesso, sì, il nome è Vladimir Mikolsky, Mikolsky Vladimir, è giusto, va bene, anche qua, va benissimo, non ha il coso però. Non ha l'antipolio. Eh sì, non posso farlo entrare il bro. Mi dispiace. Non puoi. Non puoi entrare. Non puoi, devi tornare dal tuo paese. Ah no, vero, tu sei di Arzosca. Mi dispiace, vai. No. Ah, non gli ho confiscato il passaporto. Sono un mongoloide. Ciao George. Ho letto il giornale. Cosa vuoi? Situazione brutta in Arzosca. Lo so. Forse devi andare via per un po'. Obrizan è posto buono, vicino a nord. Mosse di passaporto sono consigliate. Non possiamo partire. Non è buon segno, aspetta. Io conosco tipo. Documenti falsi per Obrizan. Dai a lui i veri passaporti. Lui cambia nomi per te. Lezione che ho imparato bene. Sembra proprio vero. Entrata approvata. Prezzi onesti, zero domande, consegna lampo. Condizioni sul retro. Prezzo caduno. Passaporto $20, cedolino d'entrata 5. Il cliente dovrà procurarsi i passaporti dell'Obrizan da modificare con i suoi dati. Servizio al confine d'Arzosca Obrizan. Chiedere di Timofeiwe. No, non ci tengono, grazie Giorgi. Allora, polio ce l'ha. 26-12, baffi, 61 kg, 14 giorni, transito, scal, maschio. Vediamo, Obrizan, scal, va bene, può entrare. Sì, facciamolo entrare Giorgi, è una brava persona alla fine. Vediamo se il codice è lo stesso. Sì, è bravo, sì, Giorgi alla fine è bravo. Tieni pure, entra. Grazie di nulla. Sei una cosa, dimmi. Dimmi. Prendi il mio passaporto. Io trovo altro, no problema. Ah, grazie. Ora memorizza volantino e restituisci finito di leggere. Non voglio guai. E tieni. Obrizan è bel posto in questo periodo. Tanta neve. Non so dove trovi altri passaporti per famiglia. Ma sei furbo. Sicuro che riesci. Buona fortuna. No, non ci tengo, no, non voglio, Giorgio. Mi dispiace, ma non voglio. Perché? Ma io non lo volevo prendere. Amen, dai. Due monumenti. Va malissimo, raga, va malissimo. Ciao, signorina. Semplice visita, va bene. Quanto rimane? Solo 14 giorni, va bene. 27-12, 1,71, 60 kg. Ma non è che assomiglia proprio a foto. Invece lei, va bene. Il nome, Bowling Geneva. Bowling Geneva. Geneva Bowling. Il codice, PB2CO3C. Ok, va bene. Polio. Il codice, vediamo se qua va bene. VP2. CO3C, ok, va benissimo. Bostan. Va bene, puoi entrare. Entra pure. Ciao zio, cosa vuoi? Qual è lo scopo del viaggio? Transito verso un altro paese, va bene. Quanto rimani? 2 settimane, 85 kg, giusto.
28, 12, 82, non è ancora scaduto. Hai baffi. Antecria, ok. Vediamo se il nome è lo stesso. Lo stesso. Il codice dovrebbe essere anche questo lo stesso, esatto. Ok, quindi questo può andare bene. Polio 26 2906, va bene. Vediamo la città. Mappa. Antecria. Gloria. Può entrare lo zio. Tieni. Non crearmi problemi. Ciao, omone. Cosa vuoi? Guarda. Guarda, la ti voglio bene, papà. Simon Wentz ha tolto lei a me. Lo seguo da tante settimane. Spero che vieni qui presto. È grande favore che chiedo, ma importante. Fai passare lui se vedi, ma prima prendi il passaporto suo. Io torno dopo. Dai il passaporto suo e io rintraccio. Pagherà per cosa ha fatto a Giulia, povera Giulia. Me la tengo io? Poverino quell'uomo, poverino. Dai, lo aiuterò, ragazzi, anche se mi prende un ammonimento, lo aiuterò. Qual è lo scopo del viaggio? Solo visita. La durata? Resta 3 mesi, va bene. 56 kg, 17,1, 83. Vediamo il nome. E tra i ricercati no. Allora, Shaova, Gabrielle, dovrebbe essere giusto. Emina, al polio, 3 anni, va più che bene. Allora, vediamo, Obrissan, mappa. Ayan, non c'è. È una piccola incongruenza, non capisci? Dovresti capirlo. Signorina, non va bene così. Non va bene. Non si mettono dati falsi sul passaporto. Esca subito, immediatamente. Ho un passaporto qua. Sei quello di George. Tuo figlio ha bisogno di medicine. Tua moglie trova vecchia foto di famiglia. Ora puoi fuggire in Obrison da solo. Però da solo non voglio. Freddo, male, fame. Mazza mio. Hanno sia fame che male. Potere. Ma io non ho. Non posso curare. Non ho soldi. Do da mangiare mio figlio? Se no potrei scapparmela, però io non voglio scappare. No, no, no. Allora, riscaldamento. Medicine. Allora, però hanno fame. Fame grosso, quindi. Ok, facciamo così. Sì, facciamo in questa maniera. Gli diamo da mangiare e curo mio figlio. Va bene. Però, ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Arrivederci a tutti, ragazzi.